Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Un'ottima attività alla quale dedicarsi durante l'estate è la lettura. Come abbiamo appurato insieme in un altro video, al quale vi lascio il link, ci sono molti ottimi motivi per leggere di più. E vi garantisco che anche io li percepisco da quando ho ricominciato a leggere con costanza e arrivo a leggere fino a 10 libri al mese. Vi lascio il link a tutti gli episodi del mio book club. Ma come si fa a trovare tempo per leggere tanti libri? Oggi lo scopriamo insieme attraverso 9 consigli. Consiglio numero 1. Dobbiamo ricordarci che leggere è produttivo. Molto spesso, soprattutto quando si è studenti, ci si dimentica che leggere è un'attività produttiva almeno tanto quanto, se non di più, dello studio. Si tende infatti, e l'ho fatto io stessa, a studiare soltanto e non dedicare tempo alla lettura. Ma tenendo a mente quello che ho detto nell'altro video sull'utilità pratica della lettura e sugli altri benefici connessi ad essa, ci si rende conto che la lettura non deve essere sacrificata. Iniziare con il considerare la lettura come attività produttiva ci consente, ci aiuta a trovare più tempo per essa nella nostra vita quotidiana, anche se abbiamo molti impegni. Il consiglio numero 2 è quello di inserire la lettura nella propria routine quotidiana. Il modo migliore per leggere più libri è quello di dedicare più tempo alla lettura, che significa leggere. Per farlo occorre guardare alla nostra giornata ed identificare i momenti in cui possiamo dedicarci alla lettura. In questo modo possiamo costruire una routine di lettura giorno dopo giorno. Se non stabiliamo a priori in quale parte della nostra giornata possiamo leggere, finiamo per essere sopraffatti da tutte le attività, dagli impegni della vita quotidiana e di tralasciare la lettura. Invece, facendo della lettura una parte integrante della nostra routine quotidiana, possiamo giorno dopo giorno leggere moltissimi libri e trasformare la lettura da un'occupazione sporadica ad un'abitudine costante. A me personalmente piace molto leggere per almeno mezz'ora al mattino quando mi sveglio e per circa mezz'ora, se non di più, alla sera prima di andare a dormire. In questo modo leggo almeno un'ora al giorno, che significa almeno 7 ore alla settimana, almeno 30 e passa ore al mese, che è abbastanza tempo dedicato alla lettura e mi consente di leggere molti libri. Il terzo consiglio è quello di avere sempre un libro con sé. Nella nostra vita quotidiana ci sono moltissimi momenti di attesa, momenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblici e altri cosiddetti tempi morti. Visto che le sole 24 ore che abbiamo a disposizione durante la nostra giornata si compongono anche di questi momenti, secondo me dobbiamo cercare di sfruttarli al massimo. E quale modo migliore per farlo che leggere qualche pagina di un bel libro? Portare sempre con sé un libro e prenderlo in mano nei momenti morti della nostra giornata, invece di utilizzare il telefono, è un ottimo modo per accrescere la quantità di libri che leggiamo e sfruttare al massimo tutto il nostro tempo senza procrastinare utilizzando il telefono. Quindi impariamo a portarci sempre dietro un libro, oppure il Kindle o l'iPad, in modo da poter leggere di più. Il quarto consiglio è quello di leggere il libro giusto. Soprattutto se non abbiamo letto nulla per molto tempo, secondo me è importante che scegliamo come primo libro di ritorno alla lettura un libro di un genere che sappiamo essere di nostro gradimento. Se un libro ci prende, ci piace, lo leggeremo senza sforzo, lo finiremo in fretta senza doverci obbligare a leggere e dopo averlo finito saremo più invogliati a prenderne un altro e continuare così a leggere. Il quinto consiglio riguarda la concentrazione. Uno dei motivi per cui può essere molto difficile riprendere a leggere è che la lettura richiede molta concentrazione e richiede di allontanarsi dalle distrazioni. Un buon modo per ricominciare a leggere e riabituarsi a concentrarsi sulla lettura è quello di impostare un timer, per esempio per 20 minuti o per mezz'ora, e poi mettere via il telefono, la tecnologia e le distrazioni e mettersi a leggere senza pensare ad altro. Ed imporsi di non smettere di leggere fino a che non sarà suonato il timer. Man mano si può poi impostare il timer per periodi di tempo sempre più lunghi, in modo da accrescere la quantità di tempo che si dedica alla lettura. Il sesto consiglio è quello di ascoltare degli audiolibri. Se pensate di non riuscire a farlo perché voi riuscite a leggere soltanto guardando una pagina scritta di un libro, vi consiglio comunque di dare agli audiolibri una possibilità. Anch'io all'inizio trovavo difficoltà a concentrarmi sull'audio degli audiolibri e quindi a seguire la storia o il libro che stavo leggendo, ma poi con il tempo mi ci sono abituata e adesso ascolto un audiolibro ogni volta che faccio faccende domestiche, vado a fare la spesa o faccio attività che non mi richiedono una concentrazione molto profonda, magari attività prevalentemente manuali, e in questo modo riesco a leggere tanti o a
ascoltare tantissimi libri e vi consiglio di farlo perché ascoltare audiolibri ci aiuta anche ad apprezzare di più il tempo che dedichiamo alle faccende domestiche e a non percepirlo come tempo sprecato. Se pensate di dedicare troppo tempo alle faccende domestiche, provate gli audiolibri perché tutto il tempo che dedicherete alle faccende domestiche sarà tempo dedicato alla lettura. Il settimo consiglio è quello di provare a leggere più libri insieme. Se vi sono più generi diversi che vi interessano o se come me amate leggere sia libri di narrativa sia saggi, vi consiglio di avere due libri in lettura nello stesso periodo. Io ad esempio leggo molto spesso un saggio al mattino, una parte di un saggio al mattino e poi mi dedico alla lettura della narrativa alla sera. In questo modo potete staccare un po' dal libro che state leggendo e portare avanti la lettura di due libri contemporaneamente e ricevere spunti diversi nella vostra giornata. L'ottavo consiglio riguarda gli obiettivi di lettura. Proprio perché la lettura è un hobby produttivo, per alcune persone può essere utile fissare degli obiettivi. C'è chi stabilisce un certo numero di pagine da leggere ogni giorno oppure un certo numero di libri da leggere ogni mese. Io personalmente fisso obiettivi di tempo dedicato alla lettura ogni giorno, quindi decido un minimo di tempo che devo dedicare quotidianamente alla lettura. Non stabilisco pagine o libri perché mi piace ragionare in termini di tempo, visto che quello che ho a disposizione è il tempo. Inserendo questi slot di lettura nella mia routine quotidiana e nella mia pianificazione, mi assicuro di dedicare tempo ogni giorno alla lettura. Il nono consiglio è quello di partecipare ad un book club. Quando fatichiamo a dedicarci ad una certa attività, un modo per renderla più semplice, per sentirci più ispirati a svolgerla, è quello di renderla un'attività sociale. La lettura, che può essere considerata un'attività molto individuale, diventa un'attività sociale quando più persone si danno consigli, raccomandazioni e recensioni di libri. Io stessa ho iniziato un book club qui su YouTube, esce un episodio alla fine di ogni mese, e in questo book club condivido le mie letture del mese, do consigli di lettura e raccolgo i vostri consigli e le vostre recensioni sui libri che avete letto. Credo che questo possa essere un ottimo modo per sentirsi spronati a leggere di più, proprio perché crea una dimensione sociale della lettura. Vi lascio il link alla playlist con il book club nel caso in cui vi interessi. Spero che questo video vi abbia offerto degli spunti utili per leggere di più quest'estate e nel resto della vostra vita. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre tecniche per leggere di più e per rimanere motivati nella lettura. E seguitemi su Instagram per vedere che cosa leggo in tempo reale, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.